che sia mare, che sia vento lieve orizzonte, che sia braccia pronte per questa fatica, che l'onda sia amica in un ritmo veloce. Che sia mare, la voga sia rapida e piena, che i fianchi e la schiena siano come una fiore. Armando ai microfoni, buongiorno. Siamo dal Portolotti e questa mattina c'è una conferenza stampa di grande livello dove si tratteranno i problemi della nautica. La nautica che purtroppo in questo momento sta avendo dei grossi problemi e questo evento finale in Nautic si proietta sul futuro di quello che la nautica vuole essere e vuole diventare in campo nazionale e in campo anche del Mediterraneo, avendo poi in La Spezia creato tre piccoli porticcioli, il Portolotti, e poi abbiamo il Porto di Vanello e ed eccoci col dottor Forcieri, che è presidente dell'autorità portuale della Spezia. Oggi una giornata importante, un convegno dove la nautica si è messa in moto tutta insieme, cerca di concretizzare veramente quello che è il problema, un problema serio. Noi a Spezia tre porticcioli, un nuovo evento della Costa Crociere, insomma abbiamo molta carne sul fuoco. Tutta vera, può andare avanti, può emergere ancora di più. Cosa succede questa mattina? Questa mattina è la conclusione di questo importante progetto a cui hanno partecipato la Camera di Commercio, la Provincia, l'Autorità Portuale, ultimamente anche il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, a sostegno di questi settori a cui lei faceva riferimento, in particolare del settore della nautica, che sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda la parte dell'accoglienza turistica, sia per quanto riguarda i temi della manutenzione, del refitting, trova qui a Spezia un ambito particolarmente favorevole e può ulteriormente svilupparsi questo settore. Noi lavoriamo a sostegno delle imprese perché questo settore si sviluppi, esca definitivamente dalla grave situazione di crisi in cui la nautica, soprattutto italiana, si è trovata in questi ultimi due o tre anni e possa tornare a crescere per dare nuove occasioni di sviluppo, soprattutto nuove occasioni di occupazione. È un settore in cui si può avere anche occupazione qualificata e Nautic dà anche una mano in questa direzione, oltre a lavorare per internazionalizzare le nostre aziende, farle conoscere sui mercati esteri e avere quindi le risposte positive che tutti ci aspettiamo. Un lavoro di grande produzione è un lavoro terziario che si dovrebbe sviluppare sicuramente proprio per queste nuove realtà. Già noi comunque siamo avvantaggiati oppure troppi porticcioli oppure una buona stella? No, direi che siamo nelle dimensioni giuste, dobbiamo lavorare senza esagerare, ma per consolidare e per rafforzare delle posizioni che abbiamo acquisito e che possiamo ulteriormente migliorare. Una parentesi invece del grande accosto della costa, Costa Crociere. Vediamo già molta gente in città, perciò una grande realtà, gente che si va addirittura nel centro delle terrazze a comprare, ne vediamo tanta gente. Perciò già anche questa è un bel rovescio di medaglia. Sì, non soltanto le terrazze, noi facciamo tutto uno sforzo per cercare di tenere queste persone in città, per fargli apprezzare le nostre bellezze, le nostre l'attrattività, le nostre possibilità di attrazione. È stato, io credo, un grosso successo questo delle crociere. Quest'anno siamo partiti, lavoriamo per consolidarlo, la concorrenza è forte anche nel nostro paese, ma noi abbiamo tutte le condizioni per poter sviluppare questo settore che dà linfa alla nostra economia. Ringraziamo per il contributo, buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie, dottor Forcieri.
e poi a Massimo Bonatti che introdurrà la prima tavola rotonda, volevo ricordare che proprio su questo tema dell'economia del mare, a ottobre, in concomitanza con la festa della marineria, la Camera di Commercio è promotrice insieme al, diciamo, all'Unione Camere Nazionale, al sistema camerale tutto, della seconda edizione degli Stati Generali dell'Economia del Mare, che si terranno appunto qua a La Spezia una o due giorni di lavori sul tema dell'economia del mare, che fanno seguito al primo summit che si è tenuto a Gaeta in occasione dello Yacht Med Festival. Prego Presidente, grazie. Beh, grazie. Quando ricordo un episodio mi viene in mente che mi ha raccontato la nostra ambasciatrice in Finlandia, Elisabetta Kelscher, quando si andò a presentare alla Presidente della Finlandia. Sentì domandare dalla Presidente come eravamo attrezzati in Italia il campo nautico per lo smaltimento. Ecco, questo mi fa venire in mente che questo tema è veramente centrale, sentito a livello internazionale, non soltanto in Italia, e che quindi la centralità di Nautica sta proprio nel legare innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. Direi che la centralità sta anche nel fatto che favorisce una riflessione sul passaggio da un tema vissuto settorialmente al tema più vasto, quello dell'economia del mare, che significa che intorno alla nautica c'è un mondo che parte dal mare ma arriva anche nell'entroterra. E questo è molto importante e nella nostra attività come Pompeo Fondazione lo abbiamo diciamo praticato, perché noi organizziamo un convegno biennale internazionale che si chiama IPORT, che sono i modelli di sviluppo dei porti turistici, nel quale uno dei temi principali è quello di far sì che il porto turistico sia anche la porta d'ingresso per la valorizzazione dell'entroterra. Quindi in un'ottica di economia del mare questo tema si pone con molta attenzione, così pure il MUN, un altro progetto al quale partecipiamo nell'ambito del bando Smart City, si pone gli stessi problemi, cioè fare in modo che si riesca a legare nautica, portualità avanzata, marketing territoriale e tutti quei sistemi avanzati che devono avere i porti, prima di tutti per esempio lo smaltimento dei rifiuti, il pulimento la pulizia delle sentine. Ecco, a me sembra che questo tema che è stato trattato oggi sia dal senatore Torcieri sia dal presidente della Camera di Commercio sia veramente centrale, sia il quid pluris che ci dà il NAO, il NOPIC, e sul quale bisogna ragionare, bisogna veramente riflettere a lungo. Vorrei solamente richiamare un dato che ha evocato l'assessore Poggio. Mi sembra molto importante nel campo delle nostre riflessioni però allargare un po' lo sguardo a quello che succede sul versante della domanda, perché noi abbiamo una situazione molto difficile su cui credo che bisogna ragionare contemporaneamente al ragionamento che si fa sul versante dell'offerta. Vi cito solamente un dato. Nel 2011 sono state rilasciate solamente 16.526 patenti nautiche, è il dato più basso in assoluto dal 1997 in poi, cioè dal 1997, anno in cui abbiamo la serialità dei dati del Ministero dei Trasporti, a oggi dico 2011 perché i dati del 2012 non sono ancora forniti, ma ahimè temo che siano peggiorativi perché il calo è iniziato nel 2008. Siamo al dato più basso, il dato più alto abbiamo avuto nel 97 con 20.961 patenti nautiche rilasciate. Ecco, io penso che se vogliamo fare un ragionamento a tutto tondo bisogna lavorare su questo tema importante della domanda, che purtroppo, come sappiamo, è stata fortemente condizionata anche dalle politiche dissennate che hanno penalizzato assai il settore.